Alejandro Cartagena ed è un fotografo messicano che presentiamo per la prima volta in fiera in Italia qui al MIA. Noi come Raffaella De Chirico Arte Contemporanea siamo la sua galleria che lo rappresenta in realtà in Italia e in Europa. Nonostante siamo ubicati a Torino, appunto, siamo la sua galleria più rappresentativa. Questo progetto in particolare, che si chiama The Carpoolers, è un progetto fotografico che si è sviluppato tra il 2012 e il 2013 sull'autostrada 85 del Messico, che è l'autostrada che collega Monterrey con San Pedro. Loro sono tutti lavoratori in andata e in ritorno da lavoro. In queste foto in particolare sono tutte in andata, che Alejandro Cartagena ha fotografato e ripreso per un anno intero, per cui in una maniera molto metodica, su un cavalcavia dell'autostrada, sempre lo stesso cavalcavia, sempre nello stesso punto e sempre negli stessi giorni e orari della settimana, ha fotografato questi carpoolers. L'idea nasce dalla necessità di documentare quali sono le condizioni lavorative e abitative della classe medio-bassa messicana. Per cui da un lato appunto abbiamo i carpooler che utilizzano questi pick-up come mezzo di locomozione, ma c'è chi ci vive, ci dorme, oppure lo si utilizza per il trasporto delle merci. E dall'altra parte abbiamo la continuazione del progetto sulla periferia messicana e quindi su quelle che sono le soluzioni abitative appunto della classe bassa, del ceto più basso messicano, che si trova a vivere in case poco decorose, spesse volte costruite in ambienti dove non bisognerebbe costruire, magari vicino alle reti fognarie piuttosto che all'acqua, insomma in condizioni pessime. Questo progetto fotografico nel suo intero ha riscosso tantissimo successo, essendo lui messicano è molto conosciuto negli Stati Uniti, queste foto fanno parte di diverse collezioni museali e fondazioni molto importanti, piuttosto che ha vinto tantissimi premi. Ovviamente non è tanto famoso in Messico perché, essendo ancora un paese in fase di sviluppo, non è ancora pronto ad accogliere le fotografie di chi mette in risalto, diciamo, tutti i punti deboli del paese.